Ragazze, allora, bentornate sempre con il topo della settimana, l'appuntamento settimanale, sempre in collaborazione con la mia amica Fede, Dery Bruno qui su YouTube. Vi lascio giù nell'info box il link al canale di Fede, come sempre, che saluto e mando un bacione fortissimo. Ma sono a fuoco? Adesso sì. Ora sono a fuoco e niente, inizio col farvi vedere i 5 prodotti top della settimana. Allora, inizio con questo pennellone da cipria dei Real Techniques, il powder brush che ho preso in fiera ed è una gioia davvero, corrompendo il tipo. È troppo troppo bello, è di una morbidezza che è qualcosa di pauroso, stende la cipria in maniera molto naturale, però non lo so, mi piace. Nessun pennello mi dà l'effetto che mi dà questo qui, è qualcosa di favoloso. E nulla, prodotto top della settimana, ovvero accessorio. Poi, prodotto sempre top della settimana è la CC Cream, che vi ho mostrato già nei video dei promossi o dei preferiti, non mi ricordo. Vi ho già spiegato insomma come funziona. È una crema che dal bianco diventa del vostro colore di pelle, è specifica per pelli secche. Non mi dilungo più di tanto perché non so se la potete trovare come crema, cioè di questa marca qui. Come tipologia di prodotto la fanno, diciamo, diverse case cosmetiche, però queste qui coreane è un po' difficile, diciamo, da procurarsele, tranne sul sito di BB Cream Italia. Se non erro, comunque mi sta piacendo davvero tantissimo e quindi è un topo della settimana. Poi, come altri due prodottini top della settimana sono due matite. Questa qui celeste, la Perfect Eyes Brightener, penso, della P2, che è quella che ho nell'occhio, è di un celestino bellissimo. Illumina l'occhio, che è qualcosa di spettacolare, come potete vedere. Mi sta piacendo tantissimo e l'ho utilizzata davvero tanto a manetta. Lo stesso vale per questa qui, la Essence Gel Eye Pencil Waterproof. È davvero bellissima. Non cola, è automatica. Infatti mi è dispiaciuto che talmente diciamo, l'ho utilizzata troppo, diciamo, con vigore e mi si è spezzato un pezzettino, però non importa. Comunque, raga, è davvero super. Il nero è super super intenso. Io sono sbigottita. La utilizzo sia come riga di liner che all'interno dell'occhio, che per sporcare le ciglia inferiori. Non in questo caso, questa qui è una matita marrone, però davvero la utilizzo per tutto e mi sta piacendo tantissimo. Quindi due topini della settimana. Come ultimo topo abbiamo questo illuminante qui della Bloom Me Up di Essence. Da quando l'ho ricevuto sto utilizzando a manetta questo qui ed è lo Shimmer Powder ed è un rosino spettacolare. Questo qua è il Metal Glam, questo che mi vedete, però è davvero troppo troppo bello ed è lo 01 Rosy Tap, qualcosa di spettacolare. Già ve l'ho swatchato, vedete, è di una scrivenza favolosa, ma poi ha un finish troppo troppo bello. Applicato con un pennello a ventaglio è il top, davvero il top. E dura tantissimo, non è come diciamo gli altri tipi, gli altri illuminanti che ho. Ad esempio quello di Bo The Body Shop, sì è buono, però pagato 20 euro, dopo un poco va via. Questo qui che costa pochi euro, questi di Essence, dura tantissimo, è di una collezione limitata e quindi il prodotto è molto molto meglio, però è degno di nota. E quindi abbiamo finito con i 5 prodotti top. Adesso vi faccio vedere gli usati della settimana. Vi faccio vedere due prodotti che comunque ho intenzione di smaltire e sono il Catrice Prime and Fine, perché ne ho un'altra confezione ed è il classico primer viso, vedete? Lo sto utilizzando davvero tanto, non tutti i giorni perché comunque è silicone. E poi sto utilizzando tantissimo il 24 ore Perfect, questo correttore qui di Deborah, lo 04. E diciamo a breve ce l'abbiamo fatta e lo smaltisco anche lui.
Un ottimo correttore a stick, devo dire la verità, perché non entra nelle pieghette. Ha una puntina d'arancio, diciamo, all'interno, quindi copre molto bene l'occhiaia. Mi sta piacendo tantissimo e ve lo straconsiglio. In particolar modo se lo trovate nella versione tester, che lo pagate di meno, perché questo qui io l'ho pagato 3 euro nel negozio Clalou a Torrione. Però, diciamo, nell'acqua e sapone, insomma, in generale, con il packaging vero e proprio del prodotto costa tipo 7 euro. E secondo me conviene più in versione tester, che se non ha il packaging, chi se ne insomma. Poi, come prodotti, diciamo, occhi, ho utilizzato tantissimo il Mega, il mascara Mega di Collection Professional, è buonissimo davvero. Ve l'ho già mostrato nel topo dell'altra settimana, però raga, è ottimo, davvero ottimo. Ha questo scovolino che mi piace tantissimo, districa molto bene le ciglia ed ha un bel effetto volume, bellissimo, davvero molto 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 bello. E poi ho usato questa combo di eyeliner della P2. Abbiamo il P2 Luxurious Eyeliner Pen. Questo qua praticamente ha il pennino fino e vi permette insomma di disegnare bene la linea. Per intensificarla, perché io con questo qua disegno la linea, faccio tipo una sorta di stencil e poi lo vado a riempire con questo qui che vi ho mostrato anche nei promossi, se non erro. Che è super super nero e lo vado a riempire praticamente. È davvero bellissimo, l'effetto è matte e mi ci sto trovando bene con questa combo. Molto molto buoni. E poi ho utilizzato questo blushino di Elf che avevo accantonato per un po' ed è questo qua tipo il Flushed, non mi ricordo. Comunque è questo della linea studio, questo rosa, che è modulabile alla fine perché se voi andate a vedere è un rosa molto molto tenue. Eccolo qua, che però può essere modulato e creare proprio l'effetto Barbie. Vedete? Questo è proprio effetto Barbie. Però se prendete insomma solo una passatina o l'andate a sfumare, è molto molto diciamo modulabile come prodotto. E per ultimo, ma non per importanza, ho utilizzato la palettina della Collection. In particolar modo il color burro e il marrone, perché diciamo in questa palettina qua il marrone ha una tonalità fredda, mentre quella là che vi ho mostrato nei preferiti ha una tonalità più calda. E quindi ho utilizzato il marrone e il burro, ma per dirvi l'altro giorno ho utilizzato il rosa, il fucsia, il burro, il viola, cioè l'ho utilizzata comunque perché gli ombrettini sono matte, la adoro, la stradoro, è troppo troppo bella. L'ho presa anche per voi in fiera. Quando arriviamo insomma alla soglia dei 4.000 iscritti ci sarà un giveaway per voi. E in palio ci sarà anche questa palette che vi piace tantissimo. E niente, belle mie, io vi mando un bacione forte. Il topo della settimana è terminato. Io però vi invito ad andare a vedere quello lì di Fede, che vi schiattate dalle risate perché io la adoro. È troppo troppo brava, fa dei montaggi favolosi. Io vi mando un bacione forte e ci vediamo alla prossima. Ciao!